Sarebbe crollato un cavalcavia sopra un'auto dei carabinieri a Fossano. Per fortuna però i militari sono rimasti illesi. La rampa di collegamento del viadotto della tangenziale di Fossano nel Cuneese sarebbe all'improvviso crollata sulla strada sottostante via Marene. Distrutta, pensate, un'automobile dei carabinieri che stava facendo un posto di blocco proprio nei paracci. I militari, dalle prime informazioni che sono state raccolte, avrebbero sentito degli scricchiolii e avrebbero fatto in tempo a mettersi in salvo. In via precauzionale la polizia locale, con l'ausilio in forza con altre pattuglie appartenenti alle forze dell'ordine, scusate il gioco di parole, hanno lavorato però alla chiusura completa, quindi totale, della tangenziale. Quindi se vi dovete mettere in viaggio, dovete percorrere la strada in questione per arrivare chissà dove, sappiate che purtroppo, e ripeto purtroppo, la strada è stata completamente chiusa al traffico. Al momento del crollo vi ricordo che non c'erano in automobili in transito nel viadotto, sul posto sono occorsi ovviamente i vigili del fuoco e il personale del comune che hanno cercato di comprendere, di capire le esatte cause del collasso della importante struttura in questione. Vi ringrazio per l'ascolto, non aggiungo altro, un saluto e a presto.